Sarebbe difficile in pochi minuti spiegare quanto si sta facendo per ricostruire la Corea. Ci limiteremo quindi a raccontare la storia di una comunità, di una delle tante famiglie. Distrutta completamente da 3 anni di guerra, Uijeongbu, che si trova a circa 20 km a nord di Seul, è oggi di nuovo un centro attivo e fiorente. Questa è la casa della famiglia Kim. Kim Cheng-hoon, falegname, sta completando lo steccato della nuova casa che si è costruita. Questi sono 2 dei bambini di Kim, Kim Sung-chin e Kim Sung-hee. Nel cortile, la signora Kim è l'ultimo membro della famiglia, il piccolo Kim Bong-ho. Mentre la signora Kim si interessa della casa, il marito è al lavoro oppure si occupa del giardino. Qualche tempo fa, al posto di questa bella casetta non c'era altro che un mucchio di rovine. Migliaia di profughi vivevano allora nelle condizioni più squallide. Il presidente Syngman Rhee, parlando a Uijeongbu mentre la guerra era ancora in corso, disse che avrebbe voluto vederla ricostruita a ricordo perenne di coloro che sacrificarono la vita nella lotta contro l'aggressore comunista. Commossi dalla miseria e dalle sofferenze dei loro alleati coreani, unità dell'esercito e soldati americani privatamente offrirono il loro aiuto. Divisero con essi le loro razioni alimentari e scrissero alle proprie famiglie chiedendo generi di prima necessità per i loro amici bisognosi. Raccolsero i fondi necessari per costruire scuole per gli orfani. In un giorno solo, una domenica di agosto 1953, raccolsero una somma sufficiente per iniziare la costruzione di questa nuova chiesa cattolica. Taylor, allora comandante dell'ottava armata americana, conscio delle grandi necessità del popolo coreano e commosso dell'aiuto spontaneo dato dai suoi uomini, chiese fondi all'esercito. Verso la fine del 1953, il Congresso degli Stati Uniti autorizzò l'esercito a disporre di 15 milioni di dollari di materiale per provvedere a queste necessità. Ebbe così inizio il programma conosciuto col nome di Assistenza delle Forze Armate alla Corea. Si cominciò col rimuovere le macerie e le rovine. Intanto, la popolazione di Uijeongbu cominciò a ricostruire case e edifici pubblici. Ovunque il lavoro ferveva. Allo stesso tempo, i funzionari di Uijeongbu, d'accordo con gli ufficiali del primo corpo d'armata americano, preparavano i piani per la ricostruzione della città. Fu studiata una pianta generale per la sistemazione delle strade e dei servizi pubblici. Furono progettate le condotture per l'acqua, la centrale elettrica, un ospedale e altri edifici di pubblica utilità. Disegnatori e ingegneri dell'esercito iniziarono i disegni per numerosi altri progetti. Il sindaco della città, Kim Yong-chan, seguiva i lavori e dava man mano la sua approvazione. Il materiale da costruzione che non era disponibile sul posto affluiva per ferrovia e veniva scaricato nel cantiere principale situato nel centro della città. All'inizio di ogni progetto di costruzione, i camion dell'esercito americano adibiti allo scopo arrivavano al centro rifornimenti dove venivano caricati dei materiali necessari. Legname, cemento, chiodi e molti altri materiali venivano inviati ai numerosi cantieri di costruzione. Operai e specialisti di ogni genere erano al lavoro in tutta la città. Mescolavano il cemento, innalzavano impalcature, posavano i mattoni in opera, le tegole sui tetti, costruivano muri. Molti progetti importanti cominciarono così a prendere forma. Un nuovo palazzo civico, scuole e un bagno pubblico.
Ben presto fu completato un certo numero di opere pubbliche, magazzini per cereali necessari per proteggere il raccolto del riso, e una nuova stazione ferroviaria. Uno dei progetti più importanti fu la costruzione delle condotture dell'acqua. Un piccolo torrente montano ad ovest della città fu sbarrato con dighe per formare un serbatoio d'acqua fresca. Acqua per le case circostanti, acqua nei lavatoi per il bucato delle massaie. Più tardi le condotture furono poste sotto il livello stradale per portare l'acqua ai bagni pubblici e in altri serbatoi utilizzabili in caso di incendio. Nel frattempo anche l'energia elettrica venne portata a Uijeonbu. E non vennero dimenticati i bambini. Si costruirono campi da gioco e giardini d'infanzia in prossimità delle chiese. Né furono trascurate le persone anziane. L'attuale casa di riposo è stata interamente ricostruita. Ma torniamo alla famiglia Kim per vedere in quale modo il programma di assistenza delle forze armate alla Corea abbia aiutato il cittadino medio di Uijeonbu. I bambini sono tornati a scuola in uno dei tanti edifici scolastici ricostruiti. Kim Soo-hee segue i corsi della scuola Yanju, la più grande della città. Kim Sung-chi frequenta invece la scuola elementare. Sung-chin è una brava scolara. La domenica la famiglia Kim va in chiesa, la chiesa metodista costruita con i contributi personali dei soldati. Persona della famiglia si ammala, ecco a pochi passi il nuovo ospedale. Medici specializzati, infermiere e una grande quantità di materiale sanitario sono sempre a disposizione di chiunque ne abbia bisogno. Grazie al nuovo ufficio postale, i Kim e i loro concittadini mantengono il contatto con i parenti e gli amici lontani e possono continuare le loro relazioni di affari. Tutta la famiglia come Kim Sung-chin può fare un bagno caldo nei locali pubblici. In
casa, la vita dei Kim è simile a quella che conducevano prima dell'invasione comunista. Hanno sofferto molto, ma guardando i bambini che giocano sani e felici, ringraziano il cielo di essere vivi e ancora insieme. Essi sanno che grazie agli aiuti dell'esercito americano e al loro continuo e arduo lavoro, la loro città e il paese intero saranno presto ricostruiti. Ma la storia non finisce qui. Il programma di assistenza non è limitato a Wijongbu. In tutta la Corea si lavora e si costruisce. Dappertutto, unità delle forze armate americane forniscono aiuti, assistenza tecnica e materiali. Fin da ora più di 1000 progetti importanti sono stati portati a termine. Oltre 2000 saranno completati prima che il programma abbia fine. Tra questi vi sono circa 637 scuole, 321 edifici pubblici, 171 templi e chiese, 148 orfanotrofi, più di 100 ospedali e dispensari e altri 600 progetti che includono dighe, serbatoi, centrali elettriche, strade e ponti. Stanno costruendo insieme come insieme hanno combattuto. Il popolo coreano e gli uomini delle forze armate americane fianco a fianco stanno facendo rinascere la Corea sulle rovine lasciate dagli aggressori comunisti.